Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica proposta ogni settimana da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata di oggi di un tema che interessa particolarmente l'Abruzzo, ma non solo, perché si tratta di un elemento che connota le economie globali. Stiamo parlando di automotive, vale a dire veicoli a motore che sappiamo appartengono ad un settore ad alto tasso tecnologico ed innovativo e che attualmente sta transitando verso soluzioni più ecosostenibili. Tentiamo di capire nel corso della nostra puntata come evolve questo settore e soprattutto qual è il quadro attuale della situazione. Ne parliamo con ospiti molto quotati che sto per presentarvi. Saluto qui in studio Marco Matteucci, che è presidente della sezione Automotive Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Andiamo dai nostri due ospiti in collegamento. Do il benvenuto a Roberto Vavassori, che è presidente di ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Buonasera. Buonasera a voi. E ancora abbiamo Azim Nada, cofondatore e CEO di Aera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Perfetto, questi sono i nostri ospiti e quindi siamo pronti per entrare nel vivo della nostra trasmissione. Andrei a questo punto dal primo ospite in collegamento, quindi dal presidente Vavassori, per tentare di capire esattamente quali sono i dati del mercato dell'automotive in Italia e nel mondo. A lei, presidente. Grazie mille. Allora, intanto abbiamo due mercati distinti, quello della produzione e quello della vendita. È chiaro che a livello globale i due numeri tendono ad assomigliarsi, non così a livello regionale. L'anno scorso abbiamo prodotto nel mondo circa 90 milioni di veicoli leggeri, quindi autovetture e veicoli commerciali. Leggeri, quelli dell'ultimo miglio per intenderci, e abbiamo recuperato a livello globale i livelli di pre-Covid, che non erano di per sé dei livelli straordinari come produzione. C'è da dire che regionalmente abbiamo delle differenze invece abbastanza marcate, perché abbiamo l'Europa che non recupera ancora i livelli di pre-Covid con 17 milioni e 800.000 veicoli, erano oltre 21 milioni nel 2019. La Cina invece continua la sua crescita, siamo a oltre 28 milioni di veicoli ed è interessante notare che se mettiamo insieme Cina, Giappone, Corea e il resto dell'Asia, siamo a oltre la metà dei veicoli prodotti nel mondo. Questo cosa significa? Significa tra l'altro che l'anno scorso la Cina è diventato il più grande esportatore di veicoli, con oltre 6 milioni di veicoli esportati, e questo la dice lunga sul fatto che avremo a che fare con il gigante cinese nei prossimi anni e decenni. Scendendo invece alla produzione di autoveicoli in Italia, la slide che stavate proiettando, siamo a 881.000 veicoli in totale, un buon progresso del 10,1% rispetto al 2023, ma siamo ancora in grande ritardo rispetto ai numeri di qualche anno fa. C'è da dire che di questi 881.000 veicoli, 752.000 veicoli sono da attribuire al costruttore di volume, quindi a Stellantis, con un buon progresso circa del 10% rispetto all'anno precedente. Direi che dal punto di vista invece del mercato di vendita, in Italia l'anno scorso abbiamo consuntivato, è l'altra slide che potete proiettare, abbiamo consuntivato un totale di 1,8 milioni di veicoli, 1,79, e di questi circa 1,6, poco meno di 1,600 milioni e 600 mila erano autovetture. La parte rimanente erano veicoli commerciali leggeri. Anche qui non abbiamo recuperato i livelli del pre-Covid, e ci manca ancora un buon 18%, nonostante la crescita che vedete è stata di ben il 19%. Quindi abbiamo ancora parecchia strada da fare. Noi riteniamo che un mercato normale, un mercato fisiologico in Italia debba attestarsi, inclusi i veicoli commerciali leggeri,
su intorno ai 2 milioni e 100 mila veicoli per garantire un ricambio oltretutto necessario visti gli obiettivi di transizione ecologica. Bene, Presidente, io rientro con questi dati interessanti qui in studio, vado con questa considerazione del meno 18% di un'Europa che non recupera rispetto a quanto accaduto insomma, nel periodo del Covid, e quindi vado con queste considerazioni da Matteucci per capire, visto che abbiamo, faccio una parentesi, in apertura affermato che è un comparto molto importante per l'Abruzzo, qual è la situazione a livello territoriale. A lei. Allora, grazie. Innanzitutto ringrazio Vassori per i numeri che sono senza dubbio molto interessanti. Un quadro generale dell'Abruzzo dice che abbiamo più o meno 23.000 impiegati nel settore automotive e circa un fatturato di 8 miliardi. È un settore altamente variegato, è un settore che parte dalla meccatronica, quindi meccanica, elettronica, la plastica fino al tessile. È un settore, quindi dicevo, molto trasversale, pronto alle nuove sfide. Quando si parla di sfide, lo annunciava prima di me Vavassori, c'è alle porte quello della transizione ecologica. Diciamo che l'Unione Europea è stata chiara e oggi infatti possiamo senza dubbio affermare che i produttori di autoveicoli dovranno produrre un prodotto che sarà accessibile, condiviso e a combustione alternativa. Senza dubbio quindi si andrà verso una mobilità sostenibile. Buttandoci all'interno del nostro tessuto imprenditoriale, che cosa dire? Come cambierà questo tessuto di fronte al tessuto abruzzese, appunto, di fronte a questa grande modifica? Senza dubbio rispetto a quello che è successo precedentemente, quindi dicevamo della pandemia, abbiamo un vantaggio, che è il vantaggio di poterci preparare a quello che accadrà e di non essere insomma la Nokia o la Kodak di turno. Noi avremo la possibilità ovviamente di prepararci, dicevo, e di affrontare questo tipo di transizione nel migliore dei modi. Per farlo l'Abruzzo stesso si è unito nell'alleanza delle regioni proprio per essere in diretto contatto con l'Unione Europea e per guidare o anticipare quelle che saranno le nuove direttive e fare in modo che l'atterraggio sia morbido, sia il più morbido possibile, soprattutto per quelle aziende che dovranno attraversarlo. Ci auguriamo in maniera indenne. Ce l'auguriamo ovviamente anche noi, queste sono considerazioni che vanno sempre sottolineate, tenute a mente. Con questi dati e con queste opinioni vado dall'ospite in collegamento, da Nada, perché è a capo di un'azienda, in rappresentanza in questo momento, nel corso della nostra trasmissione, di un'azienda particolarmente innovativa. Ce ne parli, siamo curiosi di sapere che cos'è Aera. Ma Aera è un progetto che si impronta nel modificare i veicoli elettrici in circolazione finora, dandogli l'impronta che la transizione realmente permette a un veicolo di essere. Ciò che vediamo adesso in circolazione a livello mondiale sono comunque veicoli disegnati con la storia dell'endotermico. Forme ispirate dall'endotermico, da quello che è stato diciamo 90 anni di necessità di gestione della termodinamica del motore endotermico. Non è il futuro, abbiamo questa transizione in atto e quindi le forme dei veicoli devono cambiare. Non vediamo che questo sia ancora successo e quindi l'idea principale di cui noi ci stiamo occupando è proprio questa, di creare veicoli che sono pensati come elettrico, che vanno a spezzare dalla tradizione dell'endotermico, dove il layout degli spazi della cabina e le forme generali del veicolo stesso sono ispirata ai principi primordiali di cui un veicolo deve rispettare. Non andiamo a ricavare veicoli dalle forme tradizionali dei veicoli endotermici, ma andiamo a cambiare la sostanza del layout stesso. Quindi, come vedete adesso davanti a voi, questa nostra sedan è un veicolo dalle dimensioni esterne simili a una Tesla S o una berlina tradizionale, ma di cui lo spazio dell'abitacolo interno è
paragonabile a una delle berline più spaziose in circolazione, come una Mercedes S o una Maybach addirittura, con le forme esterne che vanno a ispirarsi alla tradizione italiana delle supercar, quindi un veicolo come questo finora in circolazione non esiste. Gli utenti o comunque sia gli stakeholders, perché immagino che questo sia un progetto che ha bisogno di tanti attori chiamati in causa e che devono scendere in campo, che approccio hanno verso un progetto simile? E c'è curiosità, c'è un po' di tra virgolette perplessità perché sono forme concepite come fin troppo futuristiche? Qual è la sua considerazione? Ma penso che diciamo il nostro team, la tradizione che hanno e l'esperienza di spicco che hanno, la ragione principale che posso vedere negli occhi dei nostri colleghi, anche dei fornitori, partner, è la passione che hanno per questo progetto. È un progetto unico, non parlo solo a livello italiano ma a livello mondiale, quello che stiamo cercando di fare è stato riconosciuto dalla stampa dappertutto da quando abbiamo dimostrato i nostri veicoli al mondo. Quello che stiamo cercando di fare noi è proprio una cosa che pensiamo sia necessaria alla transizione stessa. Non possiamo pensare che i veicoli elettrici continueranno ad avere le forme che il motore endotermico ha generato, diciamo, una cosa che comunque è evoluta nei 90 anni passati e che adesso non è più necessaria. Se poi andiamo, per esempio, torniamo negli anni 30, quando si iniziava a sperimentare nell'endotermico, notiamo che c'era una sperimentazione di forme che poi pian pianino sono andate perse per le tre forme tradizionali dell'endotermico, per necessità proprio del lato ingegneristico della termodinamica del motore endotermico. Questo non è più necessario oggi, con la transizione all'elettrico non dobbiamo più essere legati a queste forme e quindi deve esserci questa evoluzione che finora non vediamo ancora. Ottima considerazione, grazie per questa precisazione. Vado adesso dal Presidente Vavassori perché ci parlerà di un tavolo importante che si è svolto lo scorso 1 febbraio e con il Ministero, perché esiste un tavolo automotive e quindi cerchiamo di capire che cosa è emerso, quali sono i principali punti da sottolineare e da portare ovviamente all'attenzione dell'opinione pubblica. A lei, Presidente. Grazie. Perché un tavolo dell'automotive? Perché il Ministero, il MIMIT, il Ministro Urso, con Stellantis aveva intavolato e ha intavolato una discussione per portare ad almeno 1 milione il numero di autoveicoli prodotti nel nostro paese. Noi come filiera ci siamo aggiunti e abbiamo portato il nostro punto di vista, che aumenta l'obiettivo e la portata del tavolo. Quindi certamente c'è uno stimolo all'incremento della produzione nazionale dei veicoli, ma abbiamo richiesto un sostegno agli investimenti per la riconversione produttiva delle aziende della componentistica nei nuovi domini tecnologici. Vi ricordo che l'80% del valore di ogni veicolo è costituito dai suoi componenti, quindi sono più importanti addirittura i componentisti del costruttore. Abbiamo portato la necessità di uno stimolo al mantenimento e rafforzamento dei centri di ricerca e di innovazione, perché senza innovazione né i componentisti né i costruttori hanno vita lunga. E poi stiamo lavorando insieme alle regioni, ma anche insieme ai sindacati, per fare in modo che ci sia uno sforzo corale e coordinato, per la prima volta probabilmente da molti decenni e non solo per il nostro settore, traguardando anche quelli che sono gli interventi strutturali che il Ministero e non solo il Ministero delle Imprese hanno in animo, tra tutte per esempio la zona economica speciale del Mezzogiorno oppure facilitazioni riguardo al tema dell'energia. Ci sono due tavoli in realtà, c'è il tavolo alto, quello di livello ministeriale, la prima riunione è stata il 6 dicembre del 2023 con l'avvio del tavolo, la seconda riunione settimana scorsa, il 1 febbraio, e poi abbiamo 5 tavoli di lavoro specifici che traguardano appunto i temi operativi, quindi volumi produttivi e mercato,
il primo tavolo, competitività, efficientamento stabilimenti, perché ognuno deve fare la propria parte, il terzo tavolo ricerca, sviluppo e innovazione, il quarto che guarda la supply chain e quindi i fornitori e il quinto occupazione e formazione. Nel corso dell'ultimo scorcio dell'anno del 2023 abbiamo già tenuto delle riunioni di ognuno dei cinque tavoli e nei prossimi 10 giorni avremo ulteriori riunioni di tutti i cinque tavoli, dei quali Anfia rappresenta la segreteria tecnica. L'incontro, devo dire, del 1° febbraio, allargato ad altri attori della filiera automotive, quindi distributori, importatori e società di noleggio, ha riguardato soprattutto il nuovo schema di incentivazione della domanda. Un provvedimento molto atteso, un provvedimento profondamente rivisitato rispetto a quello che attualmente è tornato in vigore, e crediamo che con questo strumento, che devo dire è uno dei programmi più importanti a livello europeo di sostegno alla domanda anche per la transizione verso l'elettrico, il rinnovamento del parco e soprattutto il rinnovamento con le vetture a zero emissioni avrà un impulso deciso. Ci aiuta in pratica a chiudere quel gap che dicevamo prima di 200-250 mila vetture, che sono quelle che ci mancano ad oggi per tornare dal punto di vista delle immatricolazioni, cioè della domanda, a un mercato fisiologico, quindi a recuperare i numeri di circa 2 milioni di veicoli in totale immatricolati ogni anno in Italia. Presidente Vassori, sono curiosa di sapere se in questo tavolo emergono criticità o comunque problematiche che sono condivise e comuni, oppure siete portatore di istanze qualche volta che si allontanano dal punto di vista della visione rispetto a quella che dovrebbe essere, insomma, l'istanza complessiva? In questo momento, e scontando le polemiche, devo dire, più mediatiche che sostanziali, che leggiamo dai vari giornali e media, devo dire che c'è comunione intorno al tavolo di obiettivi, tutti stiamo lavorando per un traguardo molto sfidante, perché non neghiamoci che evolvere verso una diversa motorizzazione significa comunque cambiare una parte del mercato importante, il mercato produttivo, significa investimenti importanti e significa che alcuni degli attori attuali della filiera non saranno nei prossimi anni più attivi, almeno in questo segmento. La più parte sì, ovviamente, ma ci saranno novità importanti e ovviamente tra una partenza di nuove piattaforme e la fine delle attuali conosceremo anche dei momenti non facili di stasi, di riprogrammazione di stabilimenti, di approntamento di nuove tecnologie. Ma alla sua domanda posso rispondere: ad oggi non ci sono viste differenti dai sindacati alle regioni, al costruttore, ai componentisti, tutti stanno cercando di portare il meglio delle loro competenze e esperienze e anche mettendo sul tavolo sacrifici se necessari per mantenere e far evolvere la filiera, che oggi è comunque una filiera importante perché garantisce un attivo netto alla nostra bilancia commerciale non indifferente di diversi miliardi di euro. Bene, grazie per questa visione costruttiva che ci ha portato. Torniamo qui in studio. Prima il Presidente Vassori parlava di regioni, quindi di un tavolo che ha bisogno anche di rapportarsi con tante realtà. Tentiamo di capire qui in studio con Matteucci esattamente qual è l'apporto dell'Abruzzo e qual è la situazione, come si evolve il settore dell'automotive nella nostra realtà, nella nostra area. A lei, Matteucci.
Beh, il settore nella nostra area, il settore in Abruzzo, è un Abruzzo tecnologicamente all'avanguardia. Abbiamo delle specializzazioni ben distinte, sia nuove che storiche in un certo senso, dal polo del carbonio a quello dello stampaggio, a quello, lo dicevo prima, della plastica piuttosto che del tessile. In pratica chi oggi decide di venire ad investire in Abruzzo sa di trovare un connubio speciale, sa di trovare la giusta esperienza, sa di trovare la giusta conoscenza e anche la giusta ricerca. Quindi questo è diciamo, un connubio che difficilmente si trova in tutte le regioni, ma non solo italiane, anche europee. Quindi è senza dubbio un'esca accattivante, definiamola così. Ovviamente questo non vuol dire assolutamente che questo settore non debba essere supportato o non abbia bisogno di supporto. Poco tempo fa l'amministratore delegato di Stellantis è venuto a visitare il plant di Atessa e ovviamente in calce al suo intervento ha fatto capire che ci sono delle strutture che devono essere potenziate, delle infrastrutture che devono essere potenziate e non può che trovarmi d'accordo. Ma tra questo io aggiungerei qualcosa che tra l'altro ho sentito citare anche Vavassori nel quinto dei tavoli che sono in piedi oggi con il Ministero, e cioè quello della formazione. Se chi viene ad investire in Abruzzo può trovare questo tipo di esperienza, questo tipo di conoscenza, lo fa anche perché la formazione che viene data in Abruzzo è una formazione d'eccellenza. Mi piace qui sottolineare il lavoro che viene svolto dall'ITS di Meccatronica di Lanciano, che è un'eccellenza italiana che ha sede proprio qui in Abruzzo. Questo istituto lo scorso anno ha aperto due sedi distaccate, una ad Avezzano e una a Teramo. E questo perché? Perché il tessuto imprenditoriale stesso sta chiedendo dei tecnici meccatronici li chiede e purtroppo non è che se ne trovino poi così tanti. E quindi il segreto qual è? Il segreto è formarli, formarseli in casa e poi metterli sul mercato. Guardate, da quando abbiamo dato inizio a questa avventura, la lista di aziende che vogliono un po' conoscere questi tecnici e per poi ovviamente renderli parte del proprio staff cresce di giorno in giorno. E questo che cosa vuol dire? Che il futuro passa appunto dalla reskilling e dall'upskilling, cioè dalla nuova formazione e dalla riqualificazione delle competenze delle nostre maestranze. Quindi le competenze sì, sicuramente molto importanti, noi ne abbiamo parlato qui nella nostra trasmissione a più riprese, perché è ovvio che un tessuto produttivo formato è un plus ed un elemento di attrattività, e quindi in questo senso sarei molto curiosa di ascoltare e sentire il punto di vista di Nada per Aera ci parlerà della scelta dell'Abruzzo ed esattamente di Mosciano come campo base, come realtà nella quale far sorgere un importante progetto come il suo. A lei. Ma diciamo che ogni imprenditore quando va a selezionare un luogo dove installare un elemento produttivo, penso che i primi tre elementi da valutare sono il know-how in loco, la potenziale crescita della risorsa che è disponibile in loco e l'approccio al lavoro, la cultura del lavoro. Se andiamo a livello di know-how in Italia, i territori con una grande tradizione del know-how di automotive e soprattutto sul lato strutturale di carbonio di cui abbiamo bisogno noi sono principalmente l'Emilia Romagna e l'Abruzzo. L'Emilia Romagna è una regione con una fortissima tradizione automotive che diciamo è un po' più satura di quello che potrebbe essere il potenziale di crescita in Abruzzo. D'altro canto, di tutte le zone diciamo in sviluppo dell'Italia, penso che senza dubbio l'approccio al lavoro che abbiamo visto anche noi internamente l'Abruzzo
i lavoratori in Abruzzo come li abbiamo visti noi non li abbiamo visti altrove nelle zone di sviluppo in Italia, e quindi per noi è, diciamo, una scelta molto naturale. Per quel che riguarda Mosciano, noi abbiamo valutato tutta una serie di terreni in Abruzzo e abbiamo, in base a svariati elementi, tra cui la logistica, eccetera, ci siamo basati su Mosciano. Bene, bene, ci fa molto piacere che abbia sottolineato questa capacità e questo saper fare delle maestranze abruzzesi. Visto che abbiamo ancora un po' di tempo, Nada, quanti siete? Ci può parlare di questa vostra realtà? Esattamente come nasce, quando vi siete detti ok, è il caso di intervenire e cambiare forma? E in quanti siete? Allora, l'idea di base nasce nel 2019, io e mio collega e cofondatore di Aera, Sandro Andreotti, abbiamo una tradizione dell'aerodinamica, siamo proprietari di un'azienda che controlla una galleria del vento importante a Milano, siamo entrambi paracadutisti, siamo entrambi piloti, e quindi diciamo l'osservazione del lato di cambiamento forme viene un po' dalla nostra tradizione di aerodinamica di mia e di Sandro Andreotti. Per quel che riguarda l'azienda, attualmente impieghiamo internamente circa una 22 persone, scusate c'è un elicottero sopra di me. Impieghiamo circa 22 persone internamente, il progetto ha impiegato man mano nel tempo oltre 120 persone tra consulenti, ingegneristici, eccetera. Il core però, diciamo, del tipo di sviluppo che stiamo prendendo noi a livello progettuale è ben diverso da quello delle altre aziende. Molto di quello che stiamo sviluppando noi è sviluppato presso i nostri fornitori, quindi deteniamo un bacino, un nucleo di know-how unico che viene dimostrato un po' dalle punte di persone che abbiamo sia a livello di design che a livello di ingegneria. Però lo sviluppo di gran lunga viene appoggiato a dei fornitori esterni, delle componentistiche che sono grosso modo al 50-60% Italia e il resto praticamente tutto dall'Unione Europea. Il progetto impiegherà a livello di produzione invece per circa 500 risorse, praticamente quasi tutte in Abruzzo. Bene, grazie per queste aggiunte, grazie mille. E visto che abbiamo ancora una manciata di secondi, anzi qualche minuto, andrei dal presidente Vavassori, perché prima si parlava di componentistica e lei giustamente, quando ha citato i vari elementi che sono stati dibattuti nel corso del tavolo con il Ministero, ha posto anche l'accento sul discorso della componentistica. E si potrà ipotizzare una indipendenza da questo punto di vista? E mi collego con l'Abruzzo. Noi in Abruzzo abbiamo avuto per un periodo un sito produttivo fermo per la mancanza di componenti. Ci dia il suo punto di vista? Credo che oramai abbiamo messo dietro le nostre spalle la crisi dei microchips e anche le crisi attuali, tipo quella che riguarda il traffico mercantile per il canale di Suez, credo che in breve tempo possano essere superate. Quindi non abbiamo da questo punto di vista grosse preoccupazioni. C'è invece una preoccupazione legittima dal punto di vista della competitività dei costi complessivi. È vero che in Abruzzo, ma anche in altre regioni automotive italiane, abbiamo collaboratori molto in gamba e un ecosistema molto attrezzato, cosa che non si può dire per esempio di altri paesi, magari quelli più nuovi, tipo i paesi dell'est, che sono diventati grossi produttori sia di componenti che di autoveicoli negli ultimi anni, ma certamente dobbiamo fare i conti con una concorrenza anche a livello europeo molto importante. È uno degli obiettivi del tavolo di indicare quali sono i gap competitivi. Per esempio, ogni tanto sentiamo citare il costo dell'energia. Bene, il costo dell'energia è per le nostre aziende sia di costruzione di veicoli che di componenti un elemento esogeno.
Allora, se abbiamo delle disparità rispetto ad altri paesi, questo è un compito che certamente il nostro governo, e lo sa bene, è chiamato a supportare e ad intervenire per chiudere questo gap. Quindi da questo punto di vista abbiamo appunto declinato i vari tavoli, perché all'interno di questi tavoli ci sono tutti gli elementi per comporre il conto economico di un'azienda, sia di costruzione di veicoli che di componenti, e vedere dove sono gli elementi sia di competitività che di mancanza della stessa, e chiudere questi gap dove possibile, in modo che vadano di comune accordo la costruzione sul nostro territorio di veicoli, ma anche di componenti, finché è possibile. Perfetto, grazie Presidente, ottima chiosa. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione, quindi io approfitto per salutare i nostri ospiti, ritorno in collegamento, ringrazio per l'intervento il Presidente Vavassori, grazie. Grazie a voi. E ancora Azim Nada. Grazie a tutti. In studio i ringraziamenti vanno al Presidente Marco Matteucci. Grazie, buonasera a tutti. Per quanto concerne la parte tecnica, la regia di Andrea Di Fabio ovviamente va ringraziata, e ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.